Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme la pizza al piatto. Vista la quarantena, mi è venuta una gran voglia di pizza al piatto, quindi ho deciso di prepararla in casa. Allora, partiamo subito. Vi occorrerà pochissimo lievito, 1 grammo di lievito fresco. Se non avete quello fresco, va benissimo. 2 grammi di lievito disidratato. Ci mettete l'acqua, 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Mescolate, fate sciogliere il lievito. Poi ci aggiungete a poco la farina, però dovete metterne metà perché l'altra metà la mettiamo in un secondo momento. A questo punto lasciate riposare l'impasto 30 minuti. Dopo 30 minuti ci aggiungiamo 12 g di sale e la restante farina. Le dosi che vi sto dando sono per circa 4 pizze, quindi se siete due come noi, per esempio, dimezzate semplicemente le dosi. Una volta finita tutta la farina, iniziate ad impastare con le mani. Quindi mettete sul vostro ripiano di lavoro, metteteci un po' di farina e continuate ad impastare fino ad ottenere una palla bella liscia ed omogenea. A questo punto mettete un canovaccio umido sopra il vostro impasto e lasciatelo un attimo riposare altri 15 minuti. Trascorsi 15 minuti, riprendete l'impasto, lo impastate ancora per qualche secondo, non bisognerà impastare molto. E lo dividete in due parti, nel mio caso, o in quattro parti se state facendo le dosi per quattro. Io sto facendo metà dosi, quindi dividerò in due parti e farò due panetti. Cercate di creare delle palline belle rotonde, come vi sto facendo vedere in questo modo. Poi procuratevi un contenitore con coperchio o due contenitori con coperchio e mettete le vostre palline all'interno, perché queste palline adesso andranno in frigo per 20 ore, quindi avranno una lievitazione molto lenta e questo farà sì che la vostra pizza risulterà poi super leggera e digeribile. Trascorse le 20 ore, tirate fuori i vostri panetti, li capovolgete, poi si staccano da soli. Se non si staccano, procedete voi a staccarli, è facilissimo, non avrete difficoltà, e lasciateli a temperatura ambiente per 4 ore perché dovranno appunto tornare alla loro temperatura originale visto che sono stati in frigo. A questo punto, dopo 4 ore, prendete un po' di semola rimacinata, se non ce l'avete va benissimo anche la farina, e iniziate a stendere in questo modo l'impasto. Io non sono una pizzaiola, quindi sono proprio alle prime armi e cerco di seguire tutorial e ho visto parecchie persone che facevano in questo modo per avere il cornicione alto, quindi cercate di non schiacciare il cornicione, cercate di spingere l'impasto dal centro e poi di allargare le mani. Vedrete che non avrete difficoltà perché l'impasto è molto elastico, quindi non troverete difficoltà a fare quello che sto facendo io. Ovviamente mentre stendete il forno deve essere già ben caldo al massimo della potenza e dovete scaldare anche una padella da crepe. Deve essere rovente perché noi cuoceremo prima la parte di sotto su questa padella e poi andremo a mettere la pizza più vicino possibile al grill del forno. Quindi mettete l'impasto come sto facendo io su questa padella che ricordo deve essere davvero bollente e poi la ponete sui fornelli a fuoco basso o medio. E la condite come preferite. Io per esempio sto facendo una classica margherita, quindi ho messo il pomodoro, mozzarella, basilico, un filo di olio e metto anche il coperchio per idratare un pochettino l'impasto. Non lo voglio secco, quindi voglio che sia comunque ben idratato, quindi vado a creare un po' di vapore. A questo punto, come potete vedere, io nel forno ho messo la pietra refrattaria. Se voi non avete la pietra refrattaria, tranquilli potete utilizzare la padella che avete a casa. Semplicemente ponendo la pizza più vicina possibile al grill e non chiudendo il forno, lasciando il manico fuori. Controllate che la pizza, si cuocia bene sotto e quando è ben cotta sotto la ponete nel forno, come vi dicevo, vicino al grill. Quindi il forno deve essere impostato al massimo della potenza e solo sopra. Io metto la pizza sulla pietra refrattaria. Ripeto, se voi non ce l'avete, mettete la padella lasciando il manico fuori e non chiudete il forno. Pochi minuti e la vostra pizza sarà cotta. Io la voglio bella croccante, quindi la lascio un po' di più nel forno. Se voi la volete più in stile pizza napoletana, quindi un po' più morbida, vi consiglio di lasciarla poco
pochi minuti. Lo so, ha una lievitazione, una lavorazione lunga come tempi, ma vi assicuro che poi la cottura è velocissima. 2 minuti avrete fatto in casa la pizza al piatto. Ragazze, come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!